Dicono che per raccontare una storia bisogna mescolare un po' di verità e un po' di menzogna. Ma io non riesco a dire le bugie. In questo sogno era notte, ma avevo il sole in faccia. Ero fuori dall'ospedale, guardavo la finestra e salutavo con la mano. Sapevo che ero stata lì, ma adesso ero fuori. E mi tornano in mente tante porte. Buio. Di porta in porta, di stanza in stanza. Un viaggio inizia e poi circola, incrocia, attraversa, esce ed entra. La stanza è un mondo che si scopre entrando da una porta o solo con un affaccio, in bilico, chiedendosi: che faccio? Entro? Posso? Grande in questo momento quello che non c'è sia proprio grande. No, sono tutto bene. Grazie. Tu come ti chiami? Elena. Elena, hai quanti anni? 16. Io a volte resto lì, attaccata allo stipite della porta, come sospesa sulla soglia di un mondo nuovo. E poi mi accorgo che non occorre fare tanta strada, perché tutto ciò di cui ho bisogno è già lì, davanti a me, come l'immenso del mare. Basta avere il coraggio di stare, e il momento giusto per tuffarsi, prima o poi, arriva. Quando entro in una stanza, lo faccio in punta di piedi. È che è così forte essere davanti a quella porta e poi bussare, toc toc, e non sapere cosa succederà. Non lo so io e non lo sai tu. Sì, tu, proprio tu. Tu, che hai danzato insieme a me e ti sei nascosta sotto le coperte. Tu, che non mi hai nemmeno guardata. Tu che mi hai detto: ma chi sei tu? Tu, che quel giorno avevi gli occhi chiusi e la mamma ti teneva forte la mano ed io ti ho cantato una canzone. Chissà se l'hai sentita. Duermemi tripo, vamos a engañar la lechuza, y engañar al coco, que ya no asusta. Duermemi tripo, que mañana el sol brillará en tu cuna y te contará cómo fue que un día perdió la luna. Duerme mi tripo. Thank you.
Io quando entro in una stanza busso alla porta e chiedo sempre. Chiedo, posso entrare? Non lo so che cosa trovo e chi e quali sorprese ci sono per me. Tu sei la mia sorpresa e io sono la tua. E sono curiosa, senza troppe domande, perché è bello non sapersi ancora. Piano piano scoprirsi, guardarsi dentro negli occhi e dirsi, partiamo. Un passo e il camice è dentro. Due parole per non rompere la fragile sfera. Posso. Affacciati con me su questo dirupo, dove anche i cinguetti degli uccellini chiedono di essere tradotti. Ma poi leccheremo due fragoline di bosco, una a testa. Non avremo il coraggio di morderle e sorrideremo insieme. Tu sei fatta per momenti non comuni, intima agli astri più che agli altri. Solo all'ignoto puoi unirti. Resta chiusa. Provo io ad aprirti. Noi, dottor Sogni, siamo una coperta. Non possiamo curare, ma possiamo prenderci cura. Siamo una piccola coperta colorata che scalda in quel momento. Una coperta che ti fa il solletico ai piedi e ti fa scatenare tante risate. Una coperta che ti può rendere invisibile. Una coperta che ti dà le ali per volare. Una coperta che è il mantello di Superman o di una fata. Una coperta per darti amore. Trasformarsi in dottoressa Sogni è un po' come entrare nei panni di una sarta. Bisogna prendere le misure giuste e più adatte per confezionare per i bambini e le bambine qualcosa di speciale. La magia è riuscire a mettere insieme le stoffe giuste, quelle di cui il bambino ha veramente bisogno. E così, da sarti, ci ritroviamo custodi di emozioni. I dottor Sogni sono compagni di viaggio. Quando incontrano i bambini e le bambine in ospedale, insieme a loro si trasformano in cercatori di strade invisibili, a volte solide come sassi, a volte ariose come alberi. Fai, o Santo Gerardo, che le storie d'amore maturate in corsia si distendano al sole e non volino via. Buio.